Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. La statistica del mese di aprile. Sono nati 5 bambini, sono decedute 9 persone e il totale dei fagnanesi è di 12.534. Un benvenuto caloroso e un augurio a tutte le famiglie dei nuovi arrivati e un sentite condoglianze a tutte quelle famiglie che hanno perso i loro cari nel mese di aprile. Sta continuando a piovere in questi giorni, oserei dire anche per fortuna, visto la siccità che era in corso e il bisogno dei nostri corsi d'acqua anche per le varie irrigazioni. Pertanto, come ho già detto settimana scorsa, ci sono dei ritardi nel taglio del verde. Con il miglioramento del tempo si cercherà quindi di ricorrere un po' ai ripari e essere un po' più andare a tagliare dove l'erba è cresciuta in modo magari un po' più forte rispetto ad altre parti. Comunque, quando non piove in maniera eccessiva, gli addetti sono in giro a lavorare per tagliare i polloni degli alberi. Allo stesso tempo devo fare una segnalazione: in valle c'è stato il transito delle pecore in questi giorni, che sono salite dal fondovalle andando verso la zona di Piedemontana. Ci è stato fatto notare una numerosa presenza di zecche, quindi invito tutti a prestare attenzione. Tornando al tema della pioggia, è doveroso da parte mia, ma anche da parte di tutti noi, un momento in ricordo dell'Emilia Romagna, di tutte quelle persone che stanno soffrendo le cause del maltempo, di queste alluvioni, che in questo momento in cui stiamo registrando il video abbiamo un totale di 14 morti e di più di 1000 sfollati. Anche la nostra protezione civile è allertata, quindi se dovesse arrivare una chiamata da Regione Lombardia e dalla provincia, i nostri uomini con i loro mezzi partiranno per portare soccorso a queste popolazioni, ma a tutte queste persone che abitano in queste zone va il nostro abbraccio, il nostro cordoglio per le persone che hanno perso e la nostra incoraggiamento a non mollare e a riprendersi il prima possibile. Gli eventi della settimana parto con quello istituzionale più importante di tutti, ed è lunedì alle ore 18 il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Inizia alle ore 18 per i numerosi punti all'ordine del giorno presente. Il Consiglio Comunale, ricordo a tutti, che è accessibile a tutti, quindi tutti possono venire a vedere ad ascoltare il Consiglio Comunale in sala consigliare, ma allo stesso tempo la tecnologia ha messo a disposizione lo streaming e quindi si può vedere in diretta sul sito internet del Comune, dove trovate il link per seguire la seduta. Domani mattina alle ore 10, invece sabato, il Consiglio Comunale dei Ragazzi alle ore 10 in sala consigliare. Ieri sera si è tenuta in Aula Magna la serata dedicata al controllo del vicinato con il comandante della Polizia Locale e vicepresidente dell'Associazione Controllo del Vicinato, il dottor Castellone, insieme al comandante della Polizia Locale del Comune di Fagnano Lona, Patrizia Bertola. C'erano una ventina di persone presenti, ecco, non è che c'era la folla dei grandi eventi o delle grandi occasioni, però l'importante è quello di seminare. Come dicevo ieri sera, il controllo del vicinato è un modo efficace per vedere ciò che accade intorno a noi, ma soprattutto è un modo per creare rete tra i vicini di casa e farsi dare una mano, ma anche un efficace metodo per creare comunità, soprattutto per i nuovi arrivati che vengono a Fagnano e magari non conoscono nessuno, perché pensate che a Fagnano arrivano spesso persone che si trasferiscono da Milano proprio per vivere in un modo diverso rispetto a quello che offre la grande città. Quello che invito a fare io a tutte le persone che vogliono partecipare a questi gruppi e che chiedono come fare, di non esitare ad andare sul sito di internet del Comune di Fagnano e cercare proprio la sezione per dove c'è scritto come fare per partecipare, oppure di chiamare il comando di polizia locale e lì riceveranno tutte le informazioni per entrare a far parte dei gruppi di controllo vicinato oppure per crearne di nuovi. Poi, con il miglioramento delle condizioni climatiche e le serate che si allungano, inizieremo anche dei giri insieme al comandante di polizia locale, al maresciallo dell'arma dei carabinieri, nelle zone dove ci sono questi gruppi di controllo vicinato formati, un po' per far conoscere chi sono le forze dell'ordine presenti a Fagnano e anche per far sentire la vicinanza dell'amministrazione comunale a quelle aree. Per gli eventi culturali invece prosegue il Festival Fagnano in Musica con il concerto Il Duo Al Jazeera.
Chitarra e flauto. Questo concerto si terrà domani sera alle ore 21 nell'Aula Magna Benvenuto Piazza. È stato spostato lì proprio a causa maltempo. Parte sabato 20 con il vernissage alle ore 17 e termina domenica 28, l'ultimo appuntamento del progetto Arte e Amore dal titolo Passo 2 nello spazio Optium di Via Patrioti. Sabato 20 maggio e domenica 21 nella sala Camino del Comune di Fagnano Lona, la sede della Proloco, ci sarà la prima mostra personale di Abramo Dal Soglio. Prosegue sabato e domenica l'allestimento all'interno del comune, nel corridoio a fianco della sala consiliare, proposto da Marina Comerio e dall'assessorato alla cultura. Domenica 21 è prevista la 30ª biciclettata, anche questa a rischio per le condizioni meteo. Mi è stato detto dagli direttivi di Avisaglio di farvi presente, di seguire sui social gli aggiornamenti che in queste ore decidono un po' cosa fare e poi vi faranno sapere se ci sarà o sarà spostata questa biciclettata. Martedì 23 è un giorno importantissimo, è il giorno in cui si ricorda la strage di Capaci, quindi la morte di Giovanni Falcone, di sua moglie e degli agenti di scorta. E per l'occasione a Fagnano Lona arriverà l'ex magistrato Gherardo Colombo. Gherardo Colombo sarà presente alle ore 10:30 alla scuola Salvatore Roux, dove si inaugurerà un murales dedicato a Falcone e Borsellino, mentre nel pomeriggio alle ore 16 nell'Aula Magna Benvenuto Piazza sarà presente per la consegna delle costituzioni ai diciottenni, il cosiddetto battesimo civico. Quindi invito tutti i ragazzi di 18 anni che hanno ricevuto a casa la mail, l'invito per partecipare a questa manifestazione di essere presenti perché è un momento significativo e importante della loro crescita. Secondo appuntamento della sensibilizzazione del decoro urbano in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e sarà mercoledì 24 tra le ore 17 e le ore 18 per le vie del paese dove si raccoglieranno i mozziconi e questi verranno poi esposti per vedere la quantità che è stata raccolta sabato 27 durante il banchetto informativo. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.